tu non sei nessuno zappatero per tutta la vita. No, Salvatore. Ci hanno accoppiato qualcosa di sordo, così ci accattiamo le vecchie. Beh, come ci accattiamo, Pasqua? Ma secondo te il barone ci vende proprio a noi due pezzi di terra? Salvatore, è terra non su tutto il barone, è terra su pure da chiesa. E allora? Comunque sono gestito il barone. Salvatore, non ti scordare. O barone è avido dei soldi. Ma ci verrei io se non ci una bella somma, se non ci venne a terra a noi. Su, da quando se ne sono andate le truppe americane, purtroppo la crisi si sente ancora di più. No, Mimì, veramente la crisi si sente ancora di più da quando in paese è tornata che la chiave con lo barone. Ma è mai possibile che niente meno, che si stava meglio in tempo di guerra. Quanti contadini riuscivano a smettere da parte un pacchettino di raccolta e poi lo distribuivano fra di loro? Ah, come si può fare, questa è proprio una sanguisuga. Immagino che oltre ai soldi che si piglia per l'affitto delle terre che tiene in mano ai coloni, questo pretende pure gli extra. E se non c'è d'aia, trovo sempre un sistema per seppia. Professore, figurate che io vado tutte le mattine alla casa sua e ci fa la barba. E puntualmente, capite cosa mi dice? Mi dice, Mimì, facciamo tutto un conto. E sono 2 anni che non mi paga. Non ci capite, Mimì? E tu ci vai a fare ancora la barba? E allora si proprio sto un sostegno a me. E ma chi lo ne approfitta? Perché mio fratello e mio cognato fanno i coloni nelle sue terre. No, Mimì, o barone, in paese devi sapere che ne approfitto un pochettino di tutti, capito? Perché chi più e chi meno, chi direttamente o indirettamente, tiene qualche parente che ha a che fare con lui. Dimmi. Hai detto nonno? Sì. Appena di tempo? Sì. Vieni a fare una barba a casa. Va bene. Va bene. Dice un nonno che finisce 3 barbe e paga 2. Va bene, ciao. Il barone mo sta esagerando. I soldi che si piglia coppa fitta di terra non ci avassano più. Questo modo ci ricatta. Ci deve terra a suo piacimento, noi stronza, che ha paura ci fa ricattare, ci facciamo pure intimorire. Ma se pigliassa, se terra che fa, se coltivisse e lascia abbandonata. È troppo avido di soldi per ci guadagnare. Anche a farla apposta, io, a casa di mamma, la di una, hanno venuto Fonza e Sasariella. E detto Fonza con Barolo ci sapevano i pullastri. E ci tu vuoi, tu ne tengo dunque a te. O chi le sei mi sa ridere. E te casi non c'è devo, Barone si pigliava collera. Se piglia collera, Barone. Se non fai quello che ti dice, l'anno dopo ti mette l'aumento sul fitto delle terre. Però se tutti quanti insieme ci ribelliamo e non gli facciamo capire che si dà una regolata, prendiamo e gli lasciamo la terra e se le coltiva lui. Ma scusa, quello è il problema, è che anzi combatta. Se il gruppo non si ribella, ci stanno andati che se ne approfittano e si pide pure terra nostra. Salvatore, per questo dobbiamo essere uniti, perché sennò sarà sempre lui a comandare su di noi. Alfa, ma Pasquale che vuole fare? Ma mi vuole mettere contro a tutti quanti i coloni? No, io non lo sopporto più. Ma Vittorio, chi si sincera una bella lezione non la fornisce. Dobbiamo far capire chi comanda.
La lezione? Ma quale lezione? Quella è tosta, chi è un rivoluzionario? Se permettete, facite fammi. E a fofato, ma mi raccomando, si deve capire che siamo stati noi, ma nessuno ha da sapere niente. Vi ho mai deluso? Bambini, siete andati a scuola? O avete fatto arrabbiare? No. Avete fatto bravi? Sì. Pasqua, dire non ti fanno mica Don Vittorio. Altrimenti chi le ce leva è terra e noi fermiamo a mangiare. O saccio che ha ragione, ma sai come si riesce? Fino a che si incudi in estate e quando si martellerà. Mari, tu forse non hai capito. Io non mi faccio mettere sotto a nessuno. Gli ha già fatto partigiano, ma guerra è fermata. E noi avessimo tornato sotto la dittatura do barone. O saccio che ragione, ma che vuoi fare? Vuoi dichiarare guerra o barone? Io non voglio dichiarare guerra a nessuno, ma non voglio mai che se ne approfitti. C'è papà a me a terra, e perché si è da pigliare pure che le con le spette? Perché è un prepotente approfittatore, e ho saputo che loro tenono a paura che ce le vette. Ma se tutto quanto fanno come a me, o barone che fa? Li petterà tutto quanto. O barone sape buono che se tutto quanto si ribellano, a farnute da provocamento. E se ti fa qualche dispetto? Tu lo sai che le capace. Marie, ma se tu da un caucio a un cane ingazzato, un cane, che fa? Pasqua, cerca a me gamba quieta. Tenimmo tre creature. Le creature si sono scetate. Stanno con Lucia per me. Pasqua, hai visto? Secondo te un pagliare si è appicciato su Lis? Se ho barone se crede a me fa paura, appicciando un pagliare si sbaglia. Anzi, mo è peggio. Pasqua, tu fa succedere una guerra. Pasqua, o barone è cattivo. Se chi le dice che ci fa lua è terra, ci fa lua. E terra non so do barone, so da chiesa. E sono zitana regolata, gli paga fino a Roma. Non può parlare con Don Nicola. Don Nicola? E Don Nicola con chi va a parlare? Con vescovo? O vescovo o cugino do barone, a che serve? Buongiorno, amico. Buongiorno. Buongiorno, voglio. Non si apriva, mi porto pure dei biscottini. Sì, subito. Avete visto stanotte con luce a bacio giù? È stato fenomenale, si è illuminato tutto il paese. Dai, Pasqua. Marì, prendi un bicchiere. Grazie, Carmen. Un bicchiere d'acqua. Vedete, che si sappulezzano poca gola. Ah, Lucia, mi sta a fa pure il caffè. Non male. Salvatore, ma Carmeluccia rossa. E devo preparare roba per fatica. Oggi è una mala giornata. Pasqua, ma che ti intenzione fa? Hai già parlato a quattro occhi con Barone. Pasqua, non l'ha retta. A questa comincia una guerra che non fornisce più. Mari, c'è la volutessa. Pasqua, andiamo insieme. No, Salvatore, hai già i soli. Pasqua. Mari, non ti preoccupare. Vittorio, sta Pasqua lo caporale che aveva parlato. Allora sì.
Speriamo che si è calmato con le cervelle e che ha capito chi è che comanda. Secondo me sì. Mica è scemo. Ha capito l'avvertimento. Buongiorno. Oui, buongiorno, caporale. Ma com'è? È prima mattina a casa mia, ma non sei andato a lavorare? Purtroppo no. Oh, e perché? Sono stato impegnato a spegnere il fuoco che ha picciato il pagliaro. Ah, era il pagliaio tuo quello che bruciava. E com'è stato? Sicuramente qualcuno non aveva sonno. E si è divertito a farmi uno scherzo. Ah, e tu ti sei divertito a spegnere il fuoco? Abbastanza. Ho chiamato anche i miei amici per aiutarmi a spegnere il fuoco. Ci siamo divertiti un po' con i secchi d'acqua. Però purtroppo non ci siamo riusciti. Perché come voi sapete, il grano e la paglia subito si appiccia. Meno male che non si è fatto male a nessuno. E questo mi fa piacere. Meno male che non si è fatto male a nessuno. Ma tu perché sei venuto da me stamattina? Ma che vuoi? Niente. Volevo soltanto dirvi che io sono un partigiano e che ho combattuto contro i tedeschi. E questo lo sappiamo, lo sa tutto il paese che eri un capo partigiano. Ma hai sentito la necessità di venirla a dire proprio a me? Così, giusto per ricordarvelo. Quello certe cose a volte si dimenticano. E tu? Dov'eri quando i tedeschi erano qui, eh? Ah, dimenticavo. Indossavi la camicia nera. E quello era intelligente. Si era alleato con i più forti. Forse vi siete scordati che avete perso la guerra. Per mano di contadini e operai, che si erano stancati di essere sottomessi. Su tempo passato, caporà, la guerra è finita. Barò, la guerra mo sta cominciando. Buona giornata. Buongiorno. Uè, compà. Nega, pure, ma che è successo stanotte? E che è successo? O barone stanotte se muoveva i freddi. Ma sei sicuro che è stato barone? No, barone. Chi non si sporca in mano. E come te ne sei accorto? Maria se n'è accorto. Era psalutata che mi ha passato. Siamo sappannati da terra del barone. O barone? Io non so è terra del barone. Io so è terra della chiesa. Chissà per chi ha da comanda solamente disse, eh? Parenti in alto. C'è credo. Un cugino vescovo, una cognata monaca, anzi madre superiora. E si teneva direttamente in contatto con il padre eterno. Povera a noi quando ti manca un cugino prevede. Aggi spera soltanto che il figlio mio quando diventa grande diventa prevede. Fida Artur, chi sta sempre con Donico? Artur, chi le ho chioscitate dai frati. Buonasera. Buonasera.
Ha detto il barone che gli deve mandare un cesto a suo cugino il vescovo, che vuole fare bella figura. Ci vuole mandare poche verdure, due uova fresche, due belli pollastri e ne pochi formaggi. Niente di più. Se ti è capitato rinda, ma se riesci sbagliato. Noi che lo potremmo dare? Due poche verdure. E voi a così facete pigliare con loro barone. E mi dispiace. Noi che siete donne, il resto mi serve per sfamare i miei figli. Signora Maria, io sapete che insalata che stavamo un anno a nascere nelle terre del barone. E si facete pigliare con loro barone. Ma finché non mangiate più né voi e né creature. Tu mo sai che se non travai non mangiate proprio più. Ehi, signora Maria, e che sono questi comportamenti? Ma state facendo paura. Mamma va. Fai buono. A proposito, i città a Pascal, carino cisti, ci mettessi pure una bella bottiglia di vino. Poi vengo rimane e mi vengo a pigliare. Ti preoccupa, vieni rimane a sera, che trovo a Pascal. Può essere che ti fa trovare qualche altra cosa. Andiamoci, mi sa salire. Buonasera. E Marì, avrò trovato coraggio a rubare con Cortiello. E chi lo volesse l'uomo mangiare a bocca via mia. Mi ha capito che se mi toccano i figli, a divento un'uriavola. Don Vittò, io quest'anno non vi posso dare tutto. È stato un anno sfortunato. Ma tu vorresti far ricadere la tua sfortuna sopra di me? Ma se guadagnavi qualche cosa in più lo venivi a dire a me? Don Vittò, quello è il problema, che non ho guadagnato neanche il di meno. E allora sai che vuoi fare? Lascia le terre perché le do a qualcuno che guadagna qualche cosa. Ma che dici, Don Vittorio, quale sono terre che coltiviamo da quando c'era mio nonno? Tuo nonno? Io me lo ricordo a tuo nonno, io ero piccerino. Tuo nonno veniva 3 giorni prima, portava qualche gallina e baciava la mano a mio nonno. Tu mo vieni qua, senza portare niente, senza baciare la mano a nessuno. Ma è sicuro che sei il nipote di Don Peppino? Don Vittò, vi prego, aiutato. E vabbè, sai che vuoi fare? Domani portami 3 o 4 caciocavalli perché so che tu li fai bene e ti do una settimana di tempo per portarmi quello che mi devi. E poi dice che Don Vittorio non tiene cuore. Don Vittò ci rimarrò. No. Resto, lui stava andando via. Buona giornata. E allora? Sono stata a casa di Pascal, ma secondo me era prematuro. La signora Marissa è troppo incazzata, ma ha puntato pure il cortile. E va bene, facciamo una cosa, facciamo passare la puzza del bruciato. In docesse c'ha gitto pure che metteva una bella bottiglia di vino. Bravo, bravo. Carmela, portaci qualcosa per vivere. C'era un freddo terribile. Nevicava e cominciava a diventare buio. Ed era la sera dell'ultimo giorno dell'anno. Nel buio e nel freddo, una povera bambina, scalza e a capo scoperto, camminava e i suoi piedini erano viola per il freddo. Un vecchio grembiule che lei indossava aveva una grande quantità di fiammiferi, ma i passanti non ne acquistavano nemmeno uno. E così stette tutto il tempo senza una monetina. Era molto affamata. Nunziatina, cercami un po' gli occhiali da vista che li ho persi. Aspetta, torno subito. Mamma mia, come è stata accesa? E che la faccio? Carmè, mica l'aveva buttato vino? Sì, ho vino. Chi il marito ti riceve l'acqua in braccio di abbassimento a mare? Se fosse per Carmagnella l'acqua servesse solamente per acqua e terra. Se fosse per me, io racquasso con vino pure e terra. Sarò proprio che belli fagioli saporita, zucchina, unica. Marì. Però sta Giovanni, non la vedi? Giovanni sta dormendo. E Arturo?
In giro, sai, vile solitario. Mim, a rostar tu? Boh. Oi, loco, sta venendo. Che cucinate stasera, Marie? Una bella minestra maratata. Ah, allora, Carmè, sai che c'è di nuovo? Stasera mangiamo tutto quanto a cantine Marie. Siete tutti invitati. Chiamo pure a tua moglie. Luci! È buono questo cacio cavallo, chi ti ha dato? Tutto rullato. E questi olive? E non mangi il mio capuccino. Ha fatto una poca storia, ma alla fine mi ha fatto la brutta di capocuola. Certo, il Pasquale sta tenendo di guai con Barone, eh? Mimì, detto fra di noi, io lo ammiro moltissimo a quel ragazzo, perché ha un coraggio da leone e non si mette paura di nessuno, capito? Ma d'altra parte ci siamo scordati che durante la guerra è stato capo partigiano e ha combattuto contro i tedeschi senza smettere mai paura. Ma figuriamoci se si smettesse paura con Barone. Mimì, detto fra di noi, ma adesso è Barone a smettere paura di Pasquale. Quando ha visto a lui è scesa troppo Arturo. Salvato Cappiello, si è messo a lui. Buongiorno Vittorio. Buongiorno Salvatore. Quelle uova che mi hai portato l'altro giorno erano freschissime. Voi sapete, voi mandate solo cose di prima qualità. La prossima volta mandano un po' di marmellate e un po' di insalata. Che verdure gradite? Ma fa tu. Mi servirò. Buona giornata. Buongiorno, Don Nicola. Buongiorno, Don Vittorio. Complimenti per quello che avete detto domenica da sopra al pulpito. Riferirò a mio cugino del vostro impegno. Quella nunziatina, la mia governante, mi dice sempre tutto quello che voi dite. Parlerò al vescovo di voi. E grazie. No, no, grazie a voi per le belle parole che avete usato in merito alla mia persona. Buona giornata. Stai sentendo che caldo? Un po' troppo caldo. Sono fiamme che escono da sotto terra. Sì, facciamo un bello bicchiere di vino. Grazie, Maria, ci volevo proprio. Grazie, cumba. Ci voleva proprio un bello bicchiere di vino. È inutile che alza la voce quando fa sentire. Scusate, sì. Buongiorno. Buongiorno, Barò. Siete venuti per persona a vero pagliare appicciato? No, sono venuto perché devo fare una lamentela. Dicite. E beh, io sono un po' che pigliate collere con questa masseria, perché siete gli unici a non mandarmi quello che io vi chiedo. Caro Barone, tengo a precisare che noi non siamo tenuti a darvi nulla, tranne il fitto delle terre. Quello che ci esce ce lo teniamo per noi. Se poi qualcuno del paese è così carnale a mandarvi delle uova, frutta e verdura, sono problemi loro. Se noi abbiamo qualche gallina, le uova ce le teniamo per i nostri figli. E quando la gallina si fa vecchia, mia moglie Maria ci fa una bella minestra maritata. E beh, Pasqua, ricordati che queste terre sono le mie e io le posso togliere e dare a chi mi pare piace, specialmente a chi mi manca di rispetto. E tu, sei un uaglione intelligente, tu capisci. E terre non sono del vostro, sono da chiesa. Voi tenete solo cugino vescovo che avrà la concessione. Lo sa vostra cugina che vicino all'affitto pretendete pure gli extra? E beh, io gli extra li pretendo per come vi tratta,
specialmente quando mi dovete dare il fitto e tardate per 2 o 3 giorni. Se per questo non vi dobbiamo niente, io, mio padre e mio nonno abbiamo sempre pagato puntuale. E poi quando ci costa sti poverilli con che giorni in ritardo, non vi pare esagerato? E in quanto a voi, signora Maria, ma vi sembra quello il modo di trattare il mio ragazzo? E voi siete una persona per me, voi siete una signora. Don Vittorio o barone, come vi devo chiamare? Don Vittorio va bene. Allora, Don Vittorio, dite ai vostri, come li dobbiamo chiamare? Ma come volete voi. I vostri scagnozzi, di imparare un po' di educazione, perché in casa mia si risponde educazione con educazione e arroganza con arroganza. E poi a te, Alfò, che ti vesti d'autorità ogni volta che ti rivolgi alle persone deboli, agli anziani, alle donne, ai bambini. Ma non ti metto scorno. Ti volevo ricordare che l'epoca dei fascisti è finita da un pezzo. E ringrazia Dio se i partigiani non ti hanno appiso un albero come hanno fatto in tutti gli altri paesi. Anzi, ringrazia Pasquale a chi si cala. Ti ricordi quando stivo in ginocchio e chiagnivo con mano creatura? Perciò, Alfò, ringrazia Dio se respiri ancora. E poi a voi, caro signor barone, vi volevo far presente che l'epoca dei fascisti è finita per Alfonso e pure per voi. E come dice mio marito, noi siamo persone libere e non ci faremo mai mettere i piedi in testa da nessuno. Abbiamo subito una guerra e grazie al coraggio dei nostri uomini ci siamo liberati dei tedeschi e dei fascisti. Figuriamoci se ci fa paura l'arroganza di Alfonso. E chi la usciamo là? E mo fatevi una cortesia, lasciate questa masseria perché non siete graditi. Ah, sonna Maria, non sapevo che tenevate questo carattere. E va bene, noi ce ne andiamo, togliamo il disturbo. Andiamoci noi giù. Ah, a proposito, per fine anno dovete lasciare queste terre. Tu e si morti di fame. Andiamoci noi giù. Caro barone, ci mancano ancora molti mesi. E mo facete una cortesia. Andate venire in sta masseria, che non siete gradito. E per quanto riguarda te, Alfo, se ti permette una tavola, magari rispetto a mia moglie Maria. Taglia la capa. Ci siamo capiti? Andiamoci in noi, sai ci cominciato a fare queste cozzine. Maria, da dove ti è uscita tutta questa forza? Sono o non sono la moglie Pasquale Caporale? E bevimmi ci sto un bicchiere di vino, alla salute nostra, a faccia non parola! Alla salute! Alla salute. E alla salute tua, amore mio. Ma Vittorio, questa sinceramente è una bella lezione, ma non è ad essere arrogante e vi mette a tutto quanto tutto. Ma non ci pensavo, adesso facciamo calmare gli armi e poi pensiamo a cercare una bella lezione. I peggio sfastriati combattere questo pozzetto. Voi amma la masseria, per poco potatore, va? Maria ce l'ha detta una per bere e una per sciacquare. Aveva per il faccio un barone d'Alfonso quando sono soglito. Pasqua. Noi siamo venuti a dire che da oggi in poi anche noi combattiamo contro chi lo meniamo. Se ne sta approfittando troppo. Sai che si è pigliato a me? Farina, olio e 2 con 1. Scema tu che ce l'arate. Facete come facciamo noi, non giriamo niente. Ha detto che per fine anno gli dobbiamo lasciare la terra. E noi gliela lasciamo. Pochi coltivi a terra. Isse Alfonso e chi la tu scema. Voglio uscita deve essere ma sentire. Che qua ne va del futuro dei nostri figli. Hai ragione, Pasqua. Però noi a fine d'anno lasciamo le terre. Tu forse non hai capito. Noi non lasciavamo niente. Sì, terra appartiene alla famiglia nostra. I nonno nostri, i padri nostri l'hanno coltivata. Noi abbiamo cacciato i tedeschi in da sì terra. E mo fossimo a così strunz che ci facciamo cacciare un barone. Una cosa mi fa. Mi fa caca sotto. Ha da capire come andiamo noi. Il barone è piso quadro non male che uova. Ti piace? Sì, papà, è bellissimo. E come la vogliamo chiamare? Rosaria come la mamma. Bravo, così la terrai sempre sul cuore. Buongiorno, Vittorio. Buongiorno. Avete visto che sta succedendo? No. Sì, mio da masseri, dove voi ci avete mandato? Ma quando ci ho detto di darmi 10 litri d'olio, un sacco di farina, ha detto che servivano per la sua famiglia. E che se ne parla allora? Che se parli Pasquale? Ebbene, noi dobbiamo trovare una soluzione drastica a questo problema, perché sennò qualche giorno di questo ci troviamo il paese tutto quanto contro. Avete ragione. Parlo con Sasarillo. Sarà fatto. Ma dici che io voglio una cosa che la devono vedere tutti quanti, perché così si danno una calmata sti pazienti. Una creatura, un Vittorio. No, quella è piccolina, una capitanina. Senti, fai vedere la bambola nuova che ti ho comprato, va? No.
Salvatore. Aiuto. Vieni un bello bicchiere di vino e ti fai rossa con Mazzi Carmaniere. Ma che fai? Vuoi fare diventare brighello come a te? Vieni a zitti con me, andiamo. Me lo bevo io. Un po' che viene a me. Ci sono che chiudi. Alla salute, voglio. Ma scusa, ma lo stanno le creature? Stanno io con un coppa cascata, Mari. Mimmo! Arturo! A tavola! Oh, tu qua stai? A me fanno piacere roba roba. Di che si tratta? A me fanno servizio come i vecchi tempi. E chi è fortunato? Pascalo Caporale. E quando l'ha già fa? Padre chi quanto? E ringello barone, che tutto sarà fatto. Come sempre. Peppino! Sì, salutiamo da Nicola. Com'è andata la domenica? Non c'è male. A dove si sta? A casa di mia nipote. Ah, bene, che ti ha preparato? Mi piatti cavatini, una braciola da ragù, ha fatto due paperoni. E mi ha fatto un bello bicchiere di vino. Buono, è buono. E ora dove ne vai? Sto andando fuori un bar da Corrado a fare una partita di calcio con gli amici. E voi? Peppino, vado a casa di Pasquale. C'è sto creatura, Arturo, posso dire qualche parabola di Gesù. E in verità mi trovo là. Mi avevo un bicchiere di vino e mi mangio pure il rinocello. Salutiamo, amico. Buona giornata, Peppino. Perché ci hai messo tutto questo tempo? Non trovo. E a dove stai? Se l'hanno mangiato sua figlia. Sta pianta quest'anno darà dei buoni frutti. Si vede che le terre sono state produttive. Che ha detto Sasariello? Aspetta i vostri comandi. Rossè, vai da Nunziatina e di che prepara fuori. Oggi è una bella giornata e mangiamo all'aperto. Nunziatina ha fatto un ragù che si è riempito d'odore tutta la casa. Sai che può fare? Vai giù in cantina e vai a pigliare una bottiglia di vino. In verità mi ha invitato tuo figlio Arturo stamattina dopo la messa. Hai detto, Nico, perché non venite a casa a raccontarmi qualche parabola di Gesù? E sono venuto. Ma la cimutata che si è messa in piazza oggi qualche creatura. A gente che faccio torna a rete, sicuramente la scuola mi offrirà un po' di bicchiere di vino. Come no, aspettate, si dà la casa vostra, Nico. C'è un bicchiere di vino. Pasquale ci ha saputo che si è picciata una brutta guerra tra più baroni. Lo sai capito, non guarda in faccia a nessuno. Lo so, Don Nico. Ma vuota sapete che io non mi faccio mettere sotto a nessuno. Figurammici robaroni. Non è stato capace mai far sta zitto un tempo della guerra, figurammici mo. Ma ti scordate quanti volte ti ha fatto buttare a bassa il cielo e ti ha purgato con due diericini? E vi risulterà curioso qualcosa? Don Nicolò, se ne era venuto. O barone che gli riusciamo, già stiamo a creare un mondo. E ricordate quando Alfonso chiedeva in mezzo alla piazza per non essere appeso all'alba? Solo perché se ci essere ringraziato. Don Nicolò, ma guerra è fernuto. E noi? Avessimo a cominciare una volta. Ma è la città che non guarda, non faccia nessuno. Non ti preoccupare, ho tutta questa cosa. Rossè, perché sei così triste? No, niente. Rossè, a papà, noi adesso usciamo, andiamo in paese a fare una passeggiata, vuoi venire con noi? No, già papà non sa prima. Sono due o tre giorni che sta creatura non la capisce, che la vede sempre triste. E non lo faccio manca niente. Ma Vittorio, non mi preoccupate. Sono creatura. Rito, ma guarda pure a me con rancore. Se un momento poi lo passa. Buonasera, Corra. Buonasera, ragazzi. Oh, io, Nico, aspettate, facete una partita di carte con noi.
Come stai, con? Abbaure. Pulito verde? È arrivato un cambio. Sabato, anzi, fatti un bicchiere pulito da corrado, va? Chioca. Che pigliate? Quattro, tre, sette e due, nove. Scusa. Che hai pigliato, amico? Quattro, tre, sette e due, nove. Non ti fida proprio, tu? No. Io. Sette, due, nove. E una riesce. Scusa. Amico, ma non è proprio possibile a giocare con voi. Guardi, non è possibile che giochi con voi. Siete troppi scarsi. Sabato a sette. Vi aspetto domenica in chiesa. Chi lo vince? Perché ne è troppo santo per la vita. Buonasera, parla. Ma mi toccio prima rimane? Sì, ma cerca di non fare tardi. Ma non mi preoccupare. Mi devo preoccupare io. Domani è festa in paese, mi voglio sedere davanti al bar e godermi una bella giornata come ai vecchi tempi. Ti ricordi quando comandavamo noi? Ma perché mo chi comanda? Buonanotte. Pronto? Sì, sono pronto. Sto ancora preparando a Giovanni. Due. Portati Arturo, io che è pronto. Cinque. Vieni Arturo, vieni. Mi raccomando. La Lucia, Salvatore e Carmoniela, Rostano. Stanno già un po' pronti. Mimma, mamma, vieni a qua. Pasqua, porta chi stai? Vieni con me, papà, vieni. Mi raccomando! Crescete i vostri figli come i vostri genitori hanno cresciuto voi. Date amore e riceverete in cambio amore. Date un futuro. Cresceteli nel nome del Signore. Bravo Pascal, a così fare un buon padre. Lo volete venire? No, te lo voglio stare con la mamma. Vai venire. Thank you.
Marito, ieri agì. Non può stare tutti i giorni così. Non ti scordà che tieni altri due figli. Hai ragione. A ieri è venuto Mimmo e mi ha portato un mazzo ciur. Ma ha detto, mamma, mette l'annanza a papà e Giovanni. Pensa a crescere a loro, mo' ti hanno bisogno di te. Meno male che tenga a voi che mi rate la mano. Sennò come facesse, su lì, per me. Non ti preoccupare, cioè, pensa a Carmagnella e Salvatore. Tu lo sai, per noi si con mano sola. Che c'è, Rossella? È successo qualcosa? No, niente. Come niente? Sei un vicino così triste. Così. Cosa hai tra le mani? Un cuoricino. Che bello. L'hai fatto tu? No, me l'ha regalato Arturo. Allora ti manca Arturo. Vedrai, passerai un po' di tempo e poi ritornerete a giocare. Noi dobbiamo trovare per forza una soluzione. Con Vittorio in due paesi stanno parlando tutto quanto. Ci stanno puntando un rito contro. Ieri mi ha chiamato pure mio cugino, il vescovo, e quello mi ha detto. Vicino al paese sono convinto che il mandante di questo omicidio sei tu, a comito, o per due polli per un poco di insalata. Ma si è stato sicuramente qualche vendetta di qualche familiare di fascista, che Pasquale era un capo partigiano. Quello che ha fatto. Noi dobbiamo stare attenti perché se arriva qualche lettera al cardinale, e quello va a finire che ci tolgono le terre. Sai, ho pensato, gli ho detto, mo adesso farò una donazione ai figli di Pasquale. Così tutte le piazze nel paese si metteranno qui. Tu mo resta qua, io vado a parlare con Maria. Su, allora che ne pensate? Professor, che ne pensate? Mimì, che ti devo dire? Oramai qua in paese, vedi, ci sta un'aria talmente pesante che si potrebbe tagliare con un coltello. La gente ha paura, sono chiusi in casa tutti quanti, nessuno esce più. Oramai si esce di casa solamente per chi ha fatica e fanno casa e fatica, fatica e casa. Mimì, mi stai facendo girare capo. Da quando è morto abbonandomi Pasquale, veramente. La gente è come avesse perso una luce, capito? Una speranza. Infatti era un punto di forza, tutti l'ascoltavano. Vabbè Mimì, sarà pure come dici tu che era un punto di forza, tutti l'ascoltavano, però d'altra parte non tutti mettevano in atto poi quello che lui diceva, capito? Secondo me, perché si mettevano paura di qualche ritorsione del signor Barone. Su, in paese si vocifera. Mimì, lo so che in paese si vocifera, capito? Ma noi d'altra parte mica potremmo stare a pensare a quello che dice il popolo. Come si dice? Voce di popolo, voce di Dio. Sarà pure vero, Mimì, voce di popolo, voce di Dio, però d'altra parte io non me la sento di condannare una persona se non ne ho la certezza matematica, capì? Certo, conoscendo un barone, tutto è possibile. Ma abbiamo le prove noi? No. Certo che dopo due giorni i carabinieri hanno trovato degli indizi. Hanno trovato degli indizi? Vabbè, come si dice, Mimì? Solo Dio sa. Eppure chi guarda a me e chi mi pare abbonare i miei Pasquale. Ma tu l'hai visto quando mangiamo? L'assetto passa i Pasquale. La Dasi mi ha raccontato una cosa che mi ha fatto chiaro. Ok, che ti ho detto? Mamma, non ti preoccupare. Ci pensiamo noi ad aiutarti. E quando ci faremo grandi, manterremo la promessa che ti faceva sempre papà. Compreremo un bel pezzo di terra, così nessuno ci potrà comandare. Poverino Pasquale. Che le tale qua lo padre, non lo vede che con la stessa gara. Buongiorno. Buongiorno. Donna Maria, vi vorrei parlare di una faccenda un poco privata. Potete parlare anche davanti alle signore, sono come sorelle per me. È una faccenda privata e preferirei parlare solo con voi. Possiamo accomodarci dentro. Non mi sembra il caso di trasferirmi. Basta che ci spostiamo un po', venite con me. Voi permettete? Se sapeva che te ne dicevo di così delicato, che non coraggio per dire un cassa faccia verde. Che cosa mi dovevate dire di così privato che le mie amiche non potevano sentire? Prima di tutto sono venuto per rinnovare le condoglianze per la morte di vostro marito e di vostra figlia. Domani c'è il 30° in chiesa.
E voi lo sapete, tra me e Pasquale non correva buon sangue, ma erano solamente delle chiacchiere, perché poi in fondo ci volevamo anche bene. Vi ricordate quando arrivarono gli alleati in paese? E Pasquale era un capo partigiano e mi poteva far arrestare e non lo fece. E io in cambio gli consegnai 3 tedeschi che tenevo nascosti a casa mia. E per questo, per dimostrare il mio affetto e la mia amicizia, sono venuto qua per fare una donazione per i bambini. Pasquale meritava, anche se era un poco ribelle. E poi Donna Maria, chi merita? Siete voi. O Barù, Pasquale era un pezzo di pane e non meritava quello che gli è stato fatto. Figuriamoci quell'anima innocente di mia figlia Giovanna. E io ho giurato su Dio e sulla Madonna che chi ha fatto del male a loro si deve vedere con me. Signora Maria, voi avete altri 2 figli. Lasciate che sia la legge ad occuparsi di questa faccenda. Hanno già trovato un mucchietto di abiti bruciati e sicuramente troveranno anche il colpevole e l'arresteranno. A legge? Ma quale legge? I carabinieri stanno cercando la mano, non il cervello. Chi ha fatto questo è una persona molto astuta che non si è voluta sporcare le mani. Ma secondo me non se le ha mai sporcate in mano. Solo un folle poteva sparare Pasquale. E adesso io sono rimasta sola, vedova e con 2 bambini. E non vi preoccupate per i bambini, a loro ci penso io. E per quanto riguarda voi, Donna Maria, voi lo sapete, la porta di casa mia è sempre aperta. Dovete solo decidere di entrare. Vi ringrazio. Fate conto che ho accettato. Ma i miei bambini mi ricresco io con i miei sacrifici, perché non abbiamo bisogno dell'elemosina di nessuno. E poi per quanto riguarda la porta, per me la potete pure chiudere, che fa corrente e sbatte nel finestro. Donna Maria, voi siete una donna bella, giovane, intelligente. Io posso dare un futuro ai vostri figli e una vita più consona anche a voi. Ai miei figli ci penso io, non vi preoccupate. E poi tengo i vicini che moranno una mano. Mi fa piacere che state parlando qua a casa di Pasquale. Ho sapito, qualche volta mi viene un sogno, vi ricordate? Come era forte, autoritario, non teneva paura di niente e nessuno. E se stanotte mi viene un sogno, giocheraisse un bello consiglio. Brava, mai prendere decisioni affrettate. Adesso facciamo una cosa, io vado via. E domani, dopo la messa, io vi aspetto davanti al bar. O volete che vengo qua? No, non vi preoccupate. Sarà mia premura venire da voi domani. Va bene, grazie. Ci vediamo. Buona giornata. Che volevo che la faccia lei? Un buon uomo è venuto a rinnovarmi le condoglianze per domani e a offrirmi un aiuto economico per creature. E poi mi ha detto: signora Maria, ricordatevi che la porta di casa mia è sempre aperta. Dovete soltanto decidere di entrare. E io ci ho già risposto: con me potete pure chiudere la porta, perché fa corrente e sbatte nel finestro. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti ai nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Ricordiamo il nostro fratello Pasquale e la piccola Giovanna. Certo che Maria doveva fare grossi sacrifici per crescere i figli. E poi, professore, col terreno come fa? No, col terreno, mio, è l'unico problema che non tiene. Ah. Perché temporaneamente ce lo stanno facendo Carmine e Salvatore. Tu lo sai, in da che la massa lì, stanno una mano una parte con un'altra. Che se pure lo vedi, là sono tutta una famiglia. Dammi una spuntatina di capello, mio. Super. Come da? Quando è domenica vedo qualche cane che va in edicesa. Vuoi salutare Arturo? No, vuoi andare a casa. Come mai non vuoi salutare Arturo? Così. Non fai di casino a casa. Maria, va a casa, lo prendo pure. Grazie, Don Nicola. Arrivederci. Maria, che belle parole che ha detto Don Nicola.
Carmè, porta creatura a casa. Io vado a parlare con Barone. Va bene. Venite, a mamma la mia, vieni. Ecco, questa sarà la tua nuova casa. Spero che ti troverai bene. O no? La bellezza superiore. Chi sti ho letto due? Ma lascia stare, non avere che sta ancora tutto impaurito. Secondo me furte galline. Ehi, piccere, e allora? Perché li hanno arrestati? Piacere, io sono Rafelina. Sto qua per contrabbando. Io sono Rosaria. Sto qua per aggressione a pubblico ufficiale e tentato omicidio. Due coltellate esagerate. Io sono Concetta e ho tagliato la faccia alla donna che si voleva prendere mio marito. Alla fine quella zoccola se l'è presa lo stesso, ma la c'è rimasta tutta sfriggiata. Io mi chiamo Maria e sto qua per omicidio. Ho ucciso quel verme che ha fatto uccidere mio figlio e mio marito. Azzo. Ora che mia nipote è rimasta orfana, non avendo altri parenti per affidarla, ho pensato di portarla al convento da noi. Naturalmente crescerà con altri bambini. Lei però deve farmi una cortesia. Deve avvisare la governante di preparare le sue cose. E io manderò su Lucia dopodomani a prendere la bambina. Per l'appartamento di mia sorella abbiamo pensato di lasciarlo chiuso fino alla maggiore età di mia nipote. Non si preoccupi, Annunziatina l'avviserò io. Anche per lei sarà difficile trovare un'altra casa. È sola al mondo. Don Nicola, siamo tutti soli al mondo. Vuol dire che Nunziatina si trasferirà in città, troverà un nuovo lavoro, una nuova casa. D'altronde in città le famiglie sono più agiate, non come questi paesi dell'entroterra, dove c'è solo fame e povertà. Brava, qua! Io sto giocando con l'Ella. E perché? Mimmo, Arturo, venite, è pronto a mangiare! Sì, zia, ma veniamo! Arturo, io mamma mangia! Buongiorno, Annunziati, come vai da queste parti?
Stavo venendo proprio da voi. Sono un paio di giorni che vorrei parlarvi. Non sapete ogni cosa, una donna orfana sola. E dopo la morte di Don Vittorio, che Rossella è andata via, sono rimasta senza lavoro, senza una casa. Come ci affondico? Pensate, proprio l'altro giorno stavo parlando con la madre superiore, la zia di Rossella. Lei aveva deciso di mandarti in città a lavorare come governante in casa di nobili. Ma faccio pensare, la città nunziatina è nata e cresciuta qua. Che facciamo in città? Ma poi riflettendoci bene, nunziati, tu tieni male loro. Tu fai certi biscotti e certi crostati buonissimi. Grazie, che quando Nico. Ti porto a casa e mamma, le ridono due. Grazie, Nico. Ma Ricky, 20 anni che fate da casa in su barona, cosa sono tutte le stipate? Sì, Nico, cusarelle sì. Era una bella pasticceria. Io già avevo l'insegna, pasticceria da nunziatina. Oh Nico, meno se ci manca come ci fa. Nunziati, le vie del Signore sono infinite. Tronchi una mano. Grazie, Nico. Adesso vieni. Da voi, Nico. Già, vieni con me a chiesa. Nunziati, io in mezzo alla piazza avevo messo un bel negozietto così fatto. E casomai, non c'avevo tutti questi insegni per fare. Casticcere da Nunziati, da uno là. E come mai, comunque. Siamo ancora bambini, ma in realtà oramai sono due mesi. Mimmo sta al quarto anno di agraria e porta tutti ottimi risultati, oltre ad essere diventato il consigliere dei contadini. Tutti vengono a chiedergli consigli, lo dovresti vedere. Mi sembra la buon'anima del padre. Arturo invece sta studiando il seminario. Lo vedo ogni 15 giorni. Sor Lucia, ho deciso, voglio farmi suora. Ne hai parlato con la madre superiora? No, non ancora. Lo sappiamo com'è la zia. Farebbe di tutto per impedirmelo. Lei avrebbe voluto che studiassi medicina, ma io voglio fare la missionaria. Va bene, gliene parlerò io e vedremo cosa dice. Mamma, che calore. Facciamo la partita a carte. Eh sì, è tutto sì. Può perdere pure oggi. Vai, abbiate a lui e carte che devo apparecchiare, eh? Già, Carmine, faccio fare una parte. Lui e carte, tu dammi una mano, forza. Via, voglio. Che vedi queste cose, te? Mi vedo con un bicchiere di vino. Ah, una cosa fresca. Già comincia a beva, tu. E me l'hai detto Lucia. Ma Arturo ancora non beve. A me si è fermato da noi. Sei sicuro che sta parlando ancora con Don Nicola? Frate, dai, questa è la volta che è puntuale. Ma non lo sa perché all'una si mangi. Non sai che Don Nicola che fa perdere di. Che hai fatto carico vino in coppa a tavola? Hai visto? Si inaviva messo vino. Domani è il grande giorno. Finalmente si avvererà il tuo desiderio. Diventi suora. Sono contenta che tu abbia scelto il nome della buon'anima di tua mamma. Stasera mi butto, stasera mi butto con te. E faccio di tutto per stare con te. E voi così.
Bolillo! Aia tu, ma fai male, ma è possibile, ma che muoia a diventare prevede e fai ancora questi strunzati? O si scusate perché i preti non giocano? Sì, tutti i preti fanno con battoni gol. E si poverissi che le cacce firame fai in seminario, tutti i preti che giocano. È un gioco continuo, e poi, caro fratello, il gioco e la risata ci avvicinano a nostro signore. Manza mangia oggi. Si calme, che hai cucinato oggi? Cavatelli al ragù! Ah, sì, Pile Maga, tu fai tutte le domeniche sempre la stessa roba. Tutte le domeniche, no. Calmella, ma la stessa risposta. È normale, ogni domenica teniamo lo stesso menù. Scopa! Ma che è? Vai, a ministra, cara. Grazie, sia. No, mamma mia, che vai, oh. Arriva a mezza. Anzi, faccio scopo, arriva a mezza. Non gioco. Anche se avrei preferito per te un futuro diverso. Mi sarebbe piaciuto vederti dottoressa. D'altronde era un'aspirazione mia di tua madre. Lei lo diventò. Io ebbi la chiamata dal Signore. Diventai suora. Un po' come è toccata a te. Siamo prescelte, serve di Dio. Zia, grazie di tutto. Mi sei stata da madre, padre e consigliero. Oggi è l'ultimo giorno che mi chiami zia, lo sai? Sì, madre. Ben assai, recita angela buia, che non mi scorda mai. È una passione più forte una catena, che mi addormenta. Rosa, non dire che stavo pensando. Quanto tempo che è passata e questa è l'ultima notte che rimane con noi. Grazie a Dio, conge. Mo tra un mese esce pure la figlia di noi. A così stiamo più larghi, Mari? Carme, fosse per me, ma non gli esce pure i mommo. A così rimango soli, Mari? Lo sa, che fai mo che esci? Che ne so, Mari. Oramai sono rimasta sola. Mio marito se ne aiuta una bella signora. I miei genitori sono morti. Tengo una casarella, un lago paese mio. Poi vedo quello che ha già fatto. E tu, Rafili? Non lo so, dipende. O che esco, vedo quello che ci sta fuori. Ma sicuramente mi metto a fare la tavola commerciale. La commerciale? Un contrabbando. Non c'è la mia famiglia, vive di contrabbando da 50 anni. E tu, Marì? Ah, mamma, prima di tutto. Devo prendermi il tempo che ho perso Cadint. Anche se oramai i bambini sono diventati uomini. Mimmo sta studiando a Grare. Arturo sta frequentando il seminario per farsi prete. Stai studiando te. La gestione sostenibile dell'agroecosistema Oliveto e la conservazione della fertilità sia biologica che chimica del terreno. Beh, ma ci dice la verità, non ci capita niente. Però mi piace. Oh sì, e a capire una cosa, bisogna studiare gli alberi e il terreno per riuscire ad avere più produzione. È studio, studio sì, da quando ti fai grosso diventi come un zigarmanino. No. Arturo, e che resta la faccia? Tu tra poco diventi parroco. Ed è per me una gioia. Finalmente divento Don Arturo. Ma nello stesso tempo sono triste, perché so che non ci sarà mia madre al mio fianco. Arturo, a volte la vita com'è strana. Tu quando eri bambino mi invitavi a casa tua perché volevi essere raccontato le parabole del Signore, ma mai essi pensato che volevi fu prevata. Io fin da piccolo sono stato sempre affascinato dalla parola di Cristo, ma nello stesso tempo ero innamorato di Rossella. Ma ricordate, a figli rubarù. Avete fatto come San Francesco e Santa Chiara. Lei ha già preso i voti? Sì, un anno fa. Adesso si chiama Sor Rosaria. Come la buonanima della mamma. Mi ricordo che da piccolo avevo una bambola. La chiamo così. Rosaria. Sei convinta della scelta che hai fatto? Tu non immagini cosa troverai in Africa. Lo so.
ma ho scelto di dedicare la mia vita ai bambini bisognosi. Anche in Italia ci sono bambini bisognosi. Potevi rimanere qua e andare in uno dei nostri orfanotrofi. Hai ragione. Quando tornerò, baderò a loro. Ora ho bisogno di nuove esperienze, di conoscere il mondo. Sono nata e cresciuta in questo territorio, ma ora ho bisogno di andare altrove. Domani mattina viene una suora che vi vuole incontrare. Vuole parlare con voi, una parola di conforto. Che dite, la volete incontrare? Viene qua? No, vi porto io, una alla volta, nella cappella, e ci parlate. Per me va bene. Pure per me, superiore. Pure per me. Va buono. Don Nicola, buongiorno. A tu, ma è mai possibile che hai fatto tardi anche oggi che è il giorno della tua proclamazione? Ma non te l'hanno insegnato in seminario che la prima regola di un parroco è la puntualità. Mettiamo in caso che non stiamo morendo, tu fai morire senza l'estremozione. Ma io non ho fatto tardi, mi sono fermato in chiesa a fare una preghiera alla Madonna. Andiamo bene, la prima ci muovere. Avevo una famiglia umile, ma felice. Tre figli piccoli. Mimmo, il più grande. Giovanna era la seconda, Artur il piccolo. Avevo un marito forte e lavoratore. Dico avevo, perché nel mio paese abitava un uomo cattivo, che per la sua tirannia e la sua avarizia lo fece uccidere. Ho ancora quella scena davanti ai miei occhi. Vidi mio marito accasciarsi a terra. E subito dopo mia figlia Giovanna. Perché sono qua? Perché dopo la messa di suffragio, scesi in piazza. Lui era seduto fuori al bar. Mi avvicinai, presi la pistola e gli sparai due colpi. Non mi sono mai pentita di quello che ho fatto, perché era quello che meritava. L'unica cosa che mi ha intristito il cuore era la figlia Rossella, già orfana di madre, che rimase sola. Poi, per quello che so, se la prese in custodia una zia monaca, una sorella della madre, e se la portò nel convento con lei insieme ad altri bambini orfani. Io ho chiesto sempre perdono a Dio per quello che ho fatto. E spero che abbia capito il mio gesto, un gesto di madre. Di moglie. Spero che almeno lui abbia capito. Come oggi vorrei abbracciare quella bambina e dirgli perdonami. Anche se so che non lo farà mai. Dio sa e vede tutto. E credo che già t'abbia perdonato. Vieni qua, abbracciami. Fai finta come se fossi quella bambina. Io credo che anche lei ti abbia perdonato, perché sa quello che ha fatto il padre. Thank you.
Mi raccomando, scrivimi. Tienimi sempre aggiornata. Non ti dimenticare che sono la tua madre superiore, ma sono anche tua zia. E anche un po' tua mamma. Non farmi stare in pensiero. Sì, zia. Vieni qui, abbracciami. La macchina è pronta. Anch'io sono pronta. Vi volevo ringraziare per le belle parole che avete speso con il cardinale per mio fratello Mimmo sull'acquisto del terreno. Ma posso dire una cosa? Ma io non mi aspettavo che voi conoscevo il cardinale Arturo. Ah, Don Nico, Don Arturo. Secondo te ha tanto anni in chiesa non sapevo fare una messa. Ozi, finalmente siamo riusciti a coronare il sogno di mio padre. Ti, mira che piezzi di terreno ci siamo riusciti a cattare. Mimì, facciamo solo mettere i due carmi niente. Ci dobbiamo alzare le mani. Dobbiamo far diventare queste terre fertili. È arrivato un momento che fa fatica pure i compagni nostri. Ozi, dobbiamo diventare i più grandi produttori d'olio di tutto il territorio. Grazie a compa Mimmo, ci sai che ha fatto? Ha chiuso un pagamento che ha chiesa a 20 anni. Ci hanno accattato tutte le terre da chiesa. Cioè, mo siamo proprietari terrieri. E mo sì, che ci vanno un bello bicchiere vino! Ah. Ozi, mo per fare un'azienda produttiva e forte, ci dobbiamo mettere sotto. Io con la mia istruzione, tu con la forza delle tue braccia e zio Salvatore con la sua politica. E che la gestione sostenibile dell'agroecosistema di Veneto è la conservazione della fertilità chimica e biologica del terreno. E bravo, Ozi. Che dice Ozi, ma ci imparato? Ah boh, ammarra qua ma potete piangere. Sì, in parole povere è così, Ozi. Però con tecnologie moderne. Te, viva. Bella, baci in danno. A saluto, voglio. A saluto. A saluto a nostra. Artù, ti dice una cosa. Grazie a me e grazie a te, ma soprattutto grazie a cardinale. Tuo fratello si è comprato il più grosso oliveto del territorio. Ma tu ce l'hai detto a fratello che appena produce l'olio una percentuale la dobbiamo dare ai bambini orfanelli del paese? Ecco che lì tribuno cardinale. Don Nicola, ma vi pare che mio fratello Mimmo, figlio di Pasquale Caporale e di Maria Cacciaputi, non sappia come sa da comportare? Autorità. Ecco, ora ci siamo tutti. Vi ho convocato oggi qui per ringraziarvi,
Il vostro lavoro ha reso le nostre terre grasse e produttive e le nostre olive le migliori del territorio. Per questo, io, mio zio Carmine e mio zio Salvatore abbiamo comprato un frantoio. Da domani saremo produttori d'olio. Non ricordate a Peppo Putatore? La si trasferette in America per la famiglia. Giovanni, unito, un guaglioncello, un compagno mio. È diventato uno dei più grandi importatori di prodotti tipici campani. Mi ha chiesto di produrre un olio del territorio. Ma ci pensate, il nostro olio sulle tavole americane. Che dici? Lo piace? Mimmo, e mo' a scendere solo in politica, già te vengo un coppo palco. Compagni! Ma boh, meglio si passammo che decisa, no? Don Nicola, non c'era una mano. Tu ce lo dimmi? No, no. Don Nicola, voi che dite, mio fratello ce la fa a pigliare voto? Sicuramente, che pigliate? 7-3-10. Ma perché lui c'ha gli avversari che sono molto forti. Tu mi ha fatto quando bene dopo hai scritto qua. Cosa hai fatto? 5-4-9, scopo. Però Don Nico pure uno ci marrà una mano bella forte. Cosa ci ha fatto? Artù, se abbiamo la fortuna che tuo fratello diventa il sindaco del paese, la prima cosa che mi fa fare è accorciare il buco fuori a chiesa. Scopo. Cara Maria, ormai i ragazzi sono due uomini. Arturo è diventato prete e con Don Nicola gestisce la grotta di San Michele. Mimmo, con l'aiuto di Carmine e Salvatore, è diventato proprietario terriero. È l'orgoglio di tutto il paese. Inoltre ha vinto le elezioni ed è stato eletto sindaco. Signori, grazie. Grazie a tutti voi che siete qui stasera per festeggiare mio fratello Mimmo. Vorrei ringraziare prima di tutto però Don Nicola, mio superiore. Zio Carmine, zio Salvatore e zia Carmela, che è stata per noi come una seconda madre. E poi vorrei ringraziare nostra madre, che ha sacrificato una vita per noi. E da lassù, nostro padre e nostra sorella, che sono convinto che ci stanno guardando e sono orgogliosi di noi. Ma adesso però vi lascio alle parole del vostro sindaco, mio fratello Mimmo. Buonasera a tutti. Volevo ringraziarvi, ma mio fratello ha detto tutto cosa. Quindi posso dirvi solo ancora grazie. E a questo punto, sapete che vi dico? Apriamo le danze! Ieri sera è stato tutta la serata lontano sotto casa tua. Non c'è stata proprio a festa. Ma è successo che cosa? Niente, per me. Guardavo la festa e pensavo a storia nostra. Io, Pasquale, Carmaniella. Abbiamo cresciuto insieme alla pozzeritta. Campavamo in da miseria e non avevamo niente. L'unica cosa che non ci mancava era il coraggio. Abbiamo fatto guerra con i tedeschi, con i liberasti in terra. Eravamo convinti che non ci avesse mai acceso nessuno. E poi mi ha perso a Pasquale per mano di uno stronzo. Maria, ho saputo fare una vita di carcere. La storia mia. Non ho mai avuto figli. Al momento che io poi avessi gioia, ci ho perso a moglie con tutto il tuo. Tu manca di una figlia. E ieri guardavo a chi gli rivo aiuto.
tu sai, sono come figli nostri. E pensavo, ma che Arturo si è fatto prete e Mimmo è diventato sindaco del paese. Abbiamo avuto il nostro riscatto. Un amico da guerra e la vita per me. Ehi, Mimmo, allora dove vai bella che sono? Al comune, oggi c'è il consiglio. Ah. Sì, Mimmo, io ho una curiosità. Vuoi vedere che la figlia del barone ha lasciato a casa lo padre in eredità comune? Ehi, a ieri proprio è arrivata una messa in comune. E non solo la casa, ha lasciato pure una bella cifra per farla mettere a posto e ristrutturarla. Per quanto riguarda la gestione patrimoniale dell'immobile, è gestita dal comune. E per quanto riguarda l'orfanotrofio, sarà per mio fratello Arturo. E vuol dire che ha fatto una scelta giusta. Beh, meglio me e mio fratello, chi può capire i problemi dei bambini orfani? E poi voi lo sapete, Arturo, con me, no? Per il creatore del paese. Beh, si è fatto tardi, c'hai? Ma buono. Ciao, ciao. Tanto buono, Mimmo. E chi è Smait che Mimmo ci ha diventato sindaco? Totò, chi era sindaco già quando era creatura? Don Nico, sono tanti anni che vi volevo chiedere una cosa. Ma secondo voi, per quello che ha fatto mia madre, o paterna l'ha mai perdonata? Arti, in paese l'hanno perdonata tutti. Anzi, oggi tua mamma è una donna di rispetto. E proprio quando riguardo paterna, che t'ha già ricerato, solo lui sa. Ozi. Carmela, Carmine! Amore. Fammi venire pure a me. Guardi, una delicatezza e un cinghiale, frate. Guarda, ecco, guarda, è un gioiello, guarda. Olio extravergine di oliva. Il cuore del Cilento. Ti amo. Frantoio il caporale. Questa è la prima bottiglia, dobbiamo festeggiare. Oh, e che fai? Festeggi con bicchiere mio? Stavo scherzando. Oh, ma Carmela! Tocca! Pina già revina, che mi festeggia. C'era una volta, arroccato tra i Monti Alburni, un piccolo paesino di nome Sant'Angelo a Fasanella, dove vivevano tre uomini forti e coraggiosi. Il primo era Carmine, un omone grande e sempre allegro. Poi c'era Salvatore, serio e riflessivo, e infine Pasquale, che tutti chiamavano o caporale. Lo chiamavano così perché lui era capogruppo dei partigiani e combatterono contro i tedeschi. Finita poi la guerra, un uomo cattivo che abitava nel paese fece uccidere Pasquale e nello stesso omicidio perse la vita anche la figlia, la piccola Giovanna. La moglie di Pasquale, Maria, rimasta vedova e madre di altri due figli, Arturo e Mimmo, per vendicare il marito e la figlia, uccise quell'uomo cattivo. Cara Maria, oramai sono passati 30 anni da quel maledetto giorno, quel giorno che ti ha portato via dai tuoi figli. Senza volere mi hai reso mamma. Io, che non ho mai avuto figli, ho cresciuto i tuoi come una seconda mamma, orgogliosa di loro, che ormai sono due uomini. Arturo si è trasferito a Roma, ormai affianca il vescovo, mentre Mimmo, dopo la morte di Carmine, mio marito e Salvatore, si è trasferito in America, dove ha aperto un grosso deposito di olio e prodotti tipici campani. Qui alla masseria, ormai sono rimasta da sola. I tuoi figli non mi fanno mancare nulla, ma passo le giornate immersa nei ricordi. E mi ritornano in mente le nostre giornate, i nostri uomini, i bambini che giocavano. Ormai, qua c'è solo il canto delle cicale che mi fanno compagnia. Ancora qualche mese e finalmente ci riabbracceremo. Non vedo l'ora. Quante cose devo raccontarti. Maria! Che bolletta che andava a vestire? Niente, per niente.